scoprire le proprietà del tè verde, vi illustrerò la famosa leggenda dell'eroe Green, colui che utilizzò per la prima volta le proprietà di questa salubre bevanda. Un giorno l'eroe Green si recò assieme a suo padre dall'oracolo per scoprire quale sarebbe stato il suo avvenire. Oh, sommo oracolo, rivelami quale sarà il mio destino. Giovane Green, scabroso è il futuro che attende te e il tuo saggio padre. La tua esistenza sarà lunga ma pervasa da incolmabile solitudine. Colui che ti ha cresciuto e protetto, tra alcuni anni sarà colpito da un temibile morbo, il cancro. Nulla potrà impedirlo, se non un'assunzione regolare e preventiva di un intruglio, derivante dai germogli di Camellia sinensis e ricco di proprietà antiossidanti. Solo la strega Clotilde potrà fornirti questa leggendaria bevanda. Se porterai a compimento la missione, il tuo nome sarà ricordato per sempre. Va, figliolo, la mia sorte è nelle tue mani. L'eroe Green affrontò un lungo ed estenuante viaggio alla ricerca della strega e dopo aver affrontato mille peripezie, finalmente giunse nella sua dimora. C'è nessuno? Giovane eroe, ti stavo aspettando e gli ingredienti sto mescolando. Una bevanda sto per creare, ma prima di tutto ti devo informare. Di polifenoli essa è composta, per la malattia questa è la risposta. L'ossidazione riescono a bloccare perché i radicali liberi si possono legare. Ma il problema più grave del malato, dall'epigallo catechine gallato, potrà essere curato. Alcuni enzimi saranno inibiti e i processi metastatici saranno quasi esauriti. Se poi la riproduzione delle cellule tumorali vorrai bloccare, l'azione dell'enzima telomerasi dovrai contrastare. Dell'EGCG questa è un'altra proprietà. Per questo un'assunzione regolare di questa bevanda, la malattia di tuo padre preverrà. Te ne sarò eternamente grato, potentissima strega. Addio, Green. Così Green tornò a casa da suo padre, il quale, bevendo regolarmente l'intruglio, riuscì a prevenire il cancro e a vivere con suo figlio per molto altro tempo. Da allora, questa bevanda venne chiamata Tè Verde, dal nome del primo uomo che la utilizzò per prevenire la malattia. Dimmi. Prof, mi ha convinto. Inizierò anch'io a bere Tè Verde.